dobbiamo pregare. 100 di danno e ho perso. Sei pronto? Sì, sì. Si flippano i deck. Cazzo vuol dire si flippano? Ma scusa, ma come cazzo credi di poter vincere questo duello? Stai pescando solo carte. Signori, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yugi. Andiamo nuovamente oggi a sfidare il nostro caro Fieric con una serie di deck OG che vi riporteranno ai tempi del 2006. Prima di cominciare vi ricordo che stiamo per raggiungere la vetta dei 100.000 iscritti. Sì, magari la stiamo per raggiungere, mancano ancora 60.000 persone. Ma grazie al tuo aiuto completamente gratuito aiuterai un povero misero ingegnere a raggiungere il suo sogno. Quindi se anche tu ami lo Yu-Gi-Oh! Del passato e i nuovi deck che effettivamente stiamo continuando a portare ogni settimana sul canale e vuoi supportarmi per tutto il mio lavoro e tutto l'impegno che ci sto mettendo, sei caldamente invitato a premere in questo momento sul pulsante iscriviti. Buona visione! Allora, io direi che posso iniziare in questo modo e proprio un bel turno di Yu-Gi-Oh! Classicissimo, carta coperta, mostro coperto. Sei pronto? Oddio, ricordi questa carta? Questa sì, prende come tributi i miei mostri, giusto? Esatto. Questa e è quindi immagino capirei anche cosa arriverà dopo. Tada! No, vabbè, il Grammar. Grammar. Va bene, va bene. Allora, questo deck in realtà non è partito benissimo, però abbiamo qualche carta carina che può servirci a fare un bel turno io oggi. Io non so se quella voglio lasciartela fare, lo sai. Oh. Sacrificherò metà dei miei life points, sennò poi prendo un cazzo grosso come una casa. Ok, allora, c'è il piano B, ragazzi, tranquilli. Il piano B è una carta di quelle che piacciono ai giocatori. Ah, mica, è un deck super tryhard il tuo, va bene. No, va no, bene. No, aspetta, aspetta. Adesso hai solo carte super in meta del 2006. Però fare così e così. Ok. Andiamo un po'. Allora, vado con Squadre Rivelatrici. Vabbè, prego. Proprio, cioè tu stai giocando il Monarca full power, vedo. D'accordo. Attenzione, l'attacco del primo duello va a segno? Ma questo non credo andrà a segno. Poltigliona. Ok. Come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi. Va a difendere con i suoi 3000 di difesa. Il muro invalicabile. Nel frattempo che io trovo un modo per distruggerti la poltiglia, ti mostro una carta che secondo me ti farà sussultare. Guardati questa. Il satellite cannone. Che cazzo è questa merda di mostro? Ma è ovvio che non... Ogni endphase guarda 1000 d'attacco. Ok, scherzavo. Non è per niente un deck in meta quello che hai. Sì. Attenzione. Guarda, ci terrei tanto a farti godere quel satellite cannone, però mi sa che se ne andrà al baretto. Controllo. No! Zamorg! Porca di quella vacca, va bene. Eh sì. Qui ragazzi. Via. Boom. Allora, io direi che posiziono una carta e posiziono un mostro. E il mio turno è terminato. Io ancora non posso attaccare. No, non mi piace questa risata. No, no, non Mobius. Vaffanculo! Non ci credo. La tua sconfitta è appena distrutta. Era la mia sconfitta quella. Però sono a 1100, non è detta l'ultima parola. Porca troia, il cilindrone. Qui Madre Grizzly. Eccola là. Un'altra Madre Grizzly. Cos'altro potresti tirare fuori da Madre Grizzly? Mostro di tipo acqua. Sto pensando a chi, perché a parte appunto la rana degli alberi, che cazzo vuoi tirare fuori con Madre Grizzly? Io ho paura ad attaccarti. Mi sa tanto che la tua prediction si è appena avverata. Abbiamo scelto lo stesso deck. Mi serve un drago bianco chi blu. Ammetto, sarebbe un'ottima carta. Sarebbe un'ottima carta in questo spot. Beh, vado con un altro mostro in difesa. Boh, posso solo fare questo e pregare che non ci sia un altro Reaper là dietro. Okay. Vediamo se c'è un altro. Attenzione! 100 life points! Dobbiamo pregare. 100 di danno e ho perso. Quindi distruggiamo il tuo Zaborg e attacchiamo Mobius. Carta coperta e passo. Monarca chissà preferito. Chissà cosa sarà quella carta coperta. Cosa sarà mai quella carta coperta? Non lo la so, Cyber non mi interessa. Io ho 100 life points. Qualsiasi mossa che faccio è una merda, però... Tanto, voglio dire, da qualche punto dovremo pure ripartire qui. Io vado con Zolga.
E a riguardo posso solo fare questo, altrimenti prendo il cazzo. Attenzione! Sì. Vediamo. Vai! Direi che ovviamente distruggiamo la carta coperta in difesa. Sembra giusto. Che era un'altra rana. E adesso? Adesso attacco ovviamente. Se è cilindro si piange, se è armatura sicurezza si piange di nuovo. E se fosse un'altra poltiglia? Due coglioni! La poltiglia è tanta roba, perché uno la usi per fare wall e due la puoi anche sacrificare come per il monarca. Okay. Devo dire che Marshmallow mi ha veramente rotto il culo, se no avevo delle possibilità. Una fine secondo me ancora dignitosa. Tempesta potente. Tempesta potente, vabbè. A finirmi con rana degli alberi. Infatti l'ho messa in attacco apposta. Va bene. Ok, un bel duello di partenza. Bene, da questo momento in poi, caro Ricky, hai 20 turni di tempo. No, ho scelto il deck sbagliato per giocare contro quello. Hai 20 turni di tempo per vincere il duello, oppure la vittoria è automaticamente mia. Voilà. Anche tu. Diciamo che il deck che ho scelto io non è proprio il migliore. Non è il migliore per vincere in poco tempo. Ta-dan! Verme medusa distrugge un mostro sul terreno del tuo avversario. Beh, comunque non è male. Un altro verme? Guarda che non è male questa cosa. No, però come capisci non è proprio il deck che fa più danni. No, cioè... no, beh, assolutamente no. Però io inizio a giocare rovine diffuse. Vabbè, me ne farò una ragione. Bene, 500 danni li posso accettare. Meno male. Beh, dai, ne ho altri 5.500. Devo resistere solo altri 17 turni. Cos'è sta roba? E questo è il deck. No, poi arriverà il tributo torrenziale che mi distruggerà tutto. Andiamo con i prossimi 1000. Ma non va bene. Non va bene perché tutte le mie rimozioni sono fatte per mostre di livello 4 superiore. Però forse c'è una carta che può salvarmi. Tributo torrenziale. Potrebbe essere una di quelle. Dai, siamo 8. Dai, ce ne mancano 12, ragazzi. Possiamo farcela. Con questi danni c'hai ancora 4 turni. Differente capsula. Ok. Eccolo lì. Dov'è il tributo torrenziale? Andiamo a cercarlo. No. Allora, mi sa che prendo qualcosa di effettivamente molto più cattivo. Di tributo torrenziale? Sì. Però c'è buco nero. Non lo so, può essere. Chi lo sa? O tanto sono quelli, non è che ce ne sono tanti altri. Okay. Due turni, ragazzi, dobbiamo reggere. Cioè, due turni per prenderci la carta e altri 11 per vincere il duello. Abbiamo 3500 life points. Tanto pago. Paga. È paura dei miei mostri da... No, ragazzi, si sta riducendo. Ok. Sto facendo dei calcoli, ragazzi, per cercare di reggere il più lungo possibile. Bene. Mi restano 2000 life points, ragazzi. Conto alla rovescia, 10. Siamo a metà del cerchio di fuoco. Allora. Va bene. Io ti attacco. Almeno uno te lo... mi attacchi. Dai! Che palle! Che due coglioni! 11 turni, ragazzi, 11 turni! Ne mancano Dai, solo 9. Dai, fammi pescare un'altra blatta! No, corri delle ca... Era la blatta? E se ti dicessi che è proprio la blatta? No! Cazzo! Porca puttana! Porca vacca! E adesso? Porca vacca, no! E no! Adesso guardi, il team delle blatte, guarda quanti, proprio 2000 precisi. Non è finita. Ok, mi sono tenuto la carta nel momento di necessità, nel momento del bisogno. Sì. Va bene, siamo a 12. 12. Mo arriverà un buco nero a mettercela in culo. Allora, differente capsula. Io butto il buco. Ovviamente. Deve essere qualsiasi cosa, ma... Adesso posiziono una carta. E termino il turno. Passo. Ok. Devo dire che con sto deck... avevo la speranza, però... Insomma. 15! Meno 5, ci ragazzi! Ci sono un po' di carte che possono salvarmi qua. Sì, vabbè. Lascia stare. La mia mano fa piangere. Tranquillo, anche la mia. Dai.
dai, cazzo, dai! C'è forse una... Quanti turni sono? Se... 17! C'è una carta che mi può salvare. 17. Una, ma devo pescarla adesso. No. Quindi è finita? Sì. Non ho mostri, non ho nulla. Cioè, alla fine il deck è questo. C'ha le blatte, fine. Perfetto! Viva le blatte! Allora. Vediamo se c'è un'animazione. Su Master Duel non ci sono animazioni. Vabbè. Ma penso nemmeno qui. Già per Exodia non c'è l'animazione, quindi... 20! C'è! Vabbè, finito. C'è! C'è l'animazione! Meglio di Master Duel. Meglio di Master Duel, direi. Posiziono una carta. Mm-hmm. E termino il mio turno. Ok. Tadan! Bene. Sei pronto? Sì, sì. Si flippano i deck. Che cazzo vuol dire si flippano i... Ma cosa? Aspetta, perché i nostri deck... Lamento degli arcidemoni. Poi io dichiaro il nome di una carta e se nel caso incredibile in cui fosse proprio quella in cima al mio deck, la pesco. Dichiaro questa. Wow, mi sa che... Ho indovinato! Tue... Bravissimo! No, vabbè. Riproviamo. No, dai, ma cos'è sta merda? Questo qua. Vediamo un po' se ci prendo. Ci ho preso! Ci ho preso, ragazzi. Non ha girato molto bene per adesso. Va bene, va bene. Scusa un attimo. Cazzo, Cico. Non sto capendo. Sei un po' stunnato, vero? Sì, non sto capendo. Cioè, perché ti stai pescando le carte? Cosa... È un Exodia? Beh, ti sembra che ci siano dei pezzi di Exodia in questo deck? Per ora no. Io gioco Macrocosmo. Vado a evocare il mio Helios, il sole primordiale. Mm-hmm. È ricarica! Incredibile. Drago del tuono. Il drago del tuono. Cosa serve il drago del tuono? Cosa ti serve il drago del tuono? Scusa. Mondo Toon. Ma che cazzo di deck stai giocando? Cos'è sta menata? Allora, è girato così male che vorrei arrendermi, però allo stesso tempo non posso farlo, quindi niente. Ma cosa stai facendo? Non lo sto capendo. No, non posso giocare perché non posso mandare carte al cimitero perché non vanno al cimitero, quindi passo e aspetto che arrivi il turno 10 e mi arrendo. Perché come al solito hai un deck che per qualche strano motivo countera perfettamente il mio, anche se il deck in questione fa schifo. Guarda, io ti spoilereggio un pochino quello che volevo fare. Questo era un deck di Helios, il sole primordiale. Li conosco benissimo. Sono, guarda, tutte carte che bandiscono e poi... Guarda che sì, carino. Lo conosco molto bene. E c'avevo anche, poi... e c'avevo anche il quello del... con tre. Va bene. Adesso inizio io, almeno ho qualche chance in più. Ora può girare un po' meglio. Che deck sarà, Dani? Deck Exodia di merda. Per adesso hai visto metà del mio deck e non c'è nessun pezzo Exodia. Ma è probabile... No, dai, non ci... Ma che cazzo... No, no, non ci sto a capire una fava. Che cazzo fa... Cosa sta facendo? Che deck è? Mondo Toon. Una carta coperta. No. Non sto capendo. Sono stunnato. Vediamo un po' di flippare questi deck. Ma basta! Che sta roba! Una piuma di fenice. No, torna tutto in mano. Ma che... Perché? E cosa fai? Flippi i deck adesso? No, ovviamente. Oddio, quasi quasi potrebbe essere un'idea. Grazie per avermelo suggerito. Bene, flippiamo i deck di nuovo. Adesso pesco. Ovvio. Ah, giustamente. Sangan. Attiviamo una piuma di fenice. Carta, una carta. Scegli una carta nel cimitero e falla tornare in cima al tuo deck. Riproduzione magica. Ma gli altri draghi del tuono sono già tutti nel cimitero. Uno e due, sì. Ok. Bene. Ma i draghi del tuono saranno per ridurre le carte nel tuo deck? Più o meno. È così vago, no? Io sono talmente curioso. Cioè, non so se farti giocare. Potevo scoppiartela. Sono troppo curioso di vedere cosa fai. Ricarica! Ok. Upstart. Uh-huh. Meglio di una biblioteca. Sono due biblioteche. Comunque è incredibile che non stia pescando. C'ho tre giuramenti della cerimonia. Metà deck che passa, ancora non ho pescato uno. Tutto in mano! Ah!
Che ne dici se flippiamo di nuovo i deck? Guarda, per quello che mi riguarda, prego. Pesco una carta, pesco un'altra carta. Ma scusa, ma come cazzo credi di poter vincere questo duello? Stai pescando solo carte e non hai Exodia, a meno che tu non abbia 5 pezzi nelle ultime 15 carte. Anzi, diciamo 14. Ecco. Beh, ricarica. Tutto dentro. Butta tutto. Ok, finalmente posso giocarla. Mondo Toon! Che carta, signori. Non è incredibile Mondo Toon? Sì, sono ancora abbastanza stranito da quello che stai facendo. Ma scusa un secondo. Ascolta, sì? Un attimo. Io non ho visto neanche un pezzo di Exodia. Mi spieghi tu che cazzo di deck stai giocando? Cioè, stai finendo le carte del deck. Stai perdendo da solo. Oh, giuramento. Ok, questo è un passo avanti. No, non mi risponde. Va bene, giuramento. Paga 500, dichiari il nome di una carta. Se la becchi, la peschi. Va bene. Attivo. Secondo me la prossima carta è Sangan. Secondo te? Ma di sicuro non è la testa di Exodia. Vabbè, tutto in mano. Ah, sì. Bella per sepoltura. Finalmente posso giocare Drago del Tuono. E che cosa cazzo fai con il Drago del... Non hai neanche i mostri nell'extra deck. A vedere sconvolgimento di nuovo. Così rigiriamo i deck, se ti può piacere. Oh, bello! Finalmente è la carta che volevo, ritorno totale. Ma hai davvero tutti i pezzi di Exodia, tutti i 5 nelle ultime 5 carte? Scopriamolo. Bastarda, che bastardo, non mi risponde. Mi vuole tenere qui sulle spine fino alla fine. Non c'è tutto una... in mano! No... Non c'è una singola carta che ti possa far vincere il duello. Come fai? Tu fammi pescare, un attimo che pesco. Ah, fatti pescare! Veramente posso pescare, sono lì i pezzi Exodia, cioè dammi un attimo che li pesco adesso. Allora, o tu hai girato il deck nel momento esatto in cui stai pescando i pezzi e mi hai confuso fino a questo momento usando dei strani trucchi. Sì, mi sono messo in tasca come guaiuni napoletani, no? Sì, con il gioco delle tre palline. C'è lì, ok, pendente nero. Mi spieghi che cazzo serve pendente nero? Perché giochi una carta equipaggiamento nel deck? Vabbè, la biblioteca con 500 attacco non è male. Ma tutte le carte che ha pescato questo sono... Questo è un Drago del Tuono, secondo me. Non hai più life points, non puoi più fare questi giochetti. No, che palle. E l'ultima carta è un altro giuramento. Ma scusa, ma ti... Oh, finalmente! Hai perso! È proprio quello che volevo. Allora, l'ultimo è un giuramento, abbiamo detto, va bene. Vabbè, tutto in mano di nuovo. Però guarda, adesso mi metto braccia conserte e ti guardo. Dai! Produzione sì. Magica. D'accordo. Prendi ok. Questa è la carta invertito. Che volevo. Che cazzo fa quiz invertito? Finalmente posso aumentare l'attacco della mia biblioteca. No, aspetta, l'ho perso. Dov'è? Questa. Ma quiz invertito cosa fa? Allora. Aspetta. Secondo me, allora, se non sbaglio, la mia carta in cima al deck dovrebbe essere una magia. Dico bene? No, aspetta. Manda tutte le carte nella tua mano. Nomina un tipo di carta. Se indovini, scambi i tuoi life points. No, aspetta. Cosa? Sì, ho vinto. Come hai vinto? No! Easy. Grazie.